Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa End One Vertical Low. In realtà si chiama Vertical Low, ma io della mid o della high non ho mai sentito nulla. Comunque, il nome di questa scarpa è Vertical. Partiamo come sempre dalla trazione, a parte i miei, ovviamente, io che divago su altri discorsi. La trazione di questa nuova End One, quindi modello nuovo di questo brand che è tornato alla ribalta dopo anni di calo, è molto molto solida secondo me, perché di base non ha altro che una trazione confermata nel tempo, quindi Herringbone, classico pattern che sappiamo che tiene sempre e comunque, con una buona outsole in termini di densità e quindi di durata, poiché già abbiamo visto che End One nasce e cresce per il campetto, quindi per l'outdoor, nasce, è fatta per essere indossata fuori su qualsiasi tipo di corte, quindi durare con il tempo anche con il gioco duro. Oltre all'Herringbone abbiamo anche questa porzione laterale di trazione un po' più studiata per dare grip anche nei movimenti laterali di taglio e di spostamento appunto laterale. Andando invece a quello che è l'ammortizzamento, abbiamo un'intersuola classica in EVA, quindi niente di assurdo, è la solita intersuola di tutte le End One fatte finora. Di base non è molto protettiva a livello di impatto né molto reattiva, ma fa quello che deve fare ed è molto confortevole. In più, per arricchire ancora in più il comfort generale della scarpa, abbiamo una soletta che, attenzione, non è, come avevo detto per la Tai Chi, non è in ortholite, almeno là è in ortholite, ma qua nella vertical e nella nuova Tai Chi 3 è in memory foam, quindi è ancora più confortevole. Strano ma vero, non te l'avevo neanche detto, infatti mi hai fatto una faccia strana. Quindi di base, rispetto magari a quello che è un ortholite che dura molto molto poco come stepping comfort, qua abbiamo qualcosa di leggermente superiore. Per quanto riguarda i materiali di tutta questa tomaia, abbiamo materiali nuovi, quindi ci scostiamo da quella che è la solita pelle utilizzata nelle Tai Chi e anche i materiali sintetici utilizzati in tutti gli altri modelli di End One magnifici, tipo le Ben Wallace, quelle cose lì che erano super super dure, comunque nel senso che la tomaia era tanto plasticone. Ecco, qua invece abbiamo qualcosa di più vicino ai brand concorrenti, quindi mesh e foam, quindi imbottitura massiccia dove serve per dare sempre comunque comfort, ma anche fuse, quindi materiale sintetico per proteggere la scarpa dall'usura, quindi dargli più struttura per durare nel tempo, sia nella parte laterale appunto che in quella mediale. Importante anche qua il supporto, essendo una scarpa low top, quello che ci interessa è che abbia il classico heel counter, e qui ce n'è uno esterno arricchito anche da questa porzione esterna che si vede qua nera, sia nella parte mediale che in quella laterale, che come sempre ci dà la nostra struttura, il nostro rinforzo in termini laterali, quindi quando ci muoviamo lateralmente ci impedisce di slittare fuori dalla base d'appoggio. Qua è la prima volta che vedo in una End One un abbozzo di outrigger, quindi estensione della base d'appoggio a livello dell'avampiede per dare anche qui più sostegno, più sostegno laterale, ecco, più struttura, in maniera tale anche qua da stare coperti in qualsiasi movimento laterale che interessi anche l'avampiede. In termini di supporto non mi sento di citare questa sorta di flywire che vedete rosso in questa colorway in particolare, perché non sono cavi rigidi ma sono elastici, quindi a mio parere con il tempo, ma proprio in breve termine, non si sente il vero obiettivo che è di un sistema di allacciamento del genere, che è quello di essere dinamico ma forte, strutturato, quindi di sostegno, perché appunto essendo in un materiale elastico è molto molto probabile che con il tempo non si senta, ecco, perda quella che è la sua funzione primaria. Per il resto comunque il supporto a livello di tomaia è buono, perché i materiali sono buoni, sono rinforzati dove servono, e in più la shape, la forma della scarpa è studiata molto bene. Qua andiamo alla calzata, dove io vi posso dire che la calzata è true to size, ma appunto secondo me, come ho detto anche nella Tai Chi magari, secondo me è più una scarpa, e ve lo dirò ancora di più nella Tai Chi 3, è più una scarpa creata per chi ha la pianta larga, che o quantomeno sta molto molto bene a chi ha un piede largo, chi ha bisogno di spazio, perché chi come me magari ha un piede normale più tendente allo stretto si sente un po' di spazio vuoto nella parte anteriore, ma scendendo di mezza taglia la lunghezza
è troppo giusta, quindi si tocca con la punta del piede alla fine della scarpa. Quindi non vi consiglio di andare giù di mezza taglia, vi consiglio di andare true to size, ma se avete un piede normale o stretto come pianta, vi consiglio caldamente di provarle. Detto questo, direi che vi ho detto tutto anche per questa nuova vertical. Come abbiamo detto nella Tai Chi, che tra l'altro continuo a citare, quindi vi lasceremo sicuramente linkata qua nel box di descrizione del video. Come ho detto anche lì, End One sta ritornando alla ribalta, noi ci crediamo perché vogliamo dare di base anche un altro brand rispetto ai soliti, a quelli che la fanno ovviamente da padrone, e dare anche qualcosa a quei giocatori che cercano una scarpa resistente, quindi una scarpa che duri soprattutto in termini di outsole, che ricordiamo che è quella dove spinge di più, è il reparto dove spinge di più End One. Perché ok che negli anni 2000 era comunque la scarpa comoda di base a livello italiano, tutti lo possono dire, chi le usava, l'End One è la scarpa più comoda che ci fosse appunto in quei tempi, ma nasce per il campetto, quindi la struttura generale soprattutto dell'outsole è il top per court difficili, che di norma distruggono le altre scarpe disegnate per l'indoor, create per l'indoor in pochissimo tempo. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per il supporto, per aver seguito anche questa puntata di Black Box. Vi invito a commentare, a chiederci qualsiasi cosa. Vi ricordo, come abbiamo detto nella Tai Chi, nella presentazione della Tai Chi, che avremo delle esclusive per End One a livello italiano, quindi stay tuned sui nostri canali social, quindi Facebook e Instagram. Di nuovo grazie mille per il supporto e alla prossima.